e benvenuti al nuovo appuntamento della nostra rubrica di informazione e promozione realizzata con i fondi del PSR Basilicata 2014-20 sotto misura 3.2. Oggi parleremo del Monte Vulture. Il Monte Vulture è un grande vulcano a sette cime ormai spento situato a nord della Basilicata, al confine con la Puglia. È alto 1326 metri ed è l'unico vulcano della Basilicata. È inoltre il vulcano situato più a oriente di tutta la penisola italiana. Tutti gli altri si trovano più a occidente. La sua attività vulcanica è ormai cessata oltre 130.000 anni fa. Tuttavia, dei fenomeni vulcanici secondari si sono verificati fino all'epoca moderna. L'ultimo risale al 1820. Con l'ultima esplosione del vulcano, l'edificio vulcanico è crollato e ha dato vita ad un cratere e a due laghi, i famosi laghi di Monticchio. Nell'area del Monte Vulture troviamo 9 municipalità: Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Maschito, Rapolla, Pionero, Ripa Candida e Venosa. Nell'area tra Venosa ed Atella sono stati rinvenuti dei resti risalenti all'epoca paleolitica, che testimoniano come già in quest'epoca vi erano in quest'area degli insediamenti umani. Uomini e animali venivano infatti attratti dalle enormi risorse del vulcano. I versanti del Monte Vulture sono ricoperti da una fitta e rigogliosa vegetazione, questo perché il terreno di natura vulcanica è un terreno ricco di minerali e particolarmente fertile. In questa zona ritroviamo infatti moltissime eccellenze del settore agroalimentare. Citiamone qualcuna: dai boschi di castagno si ricava il prestigioso marroncino di Melfi DOP. Da oltre 3.700 ettari di oliveto si ricava l'olio extravergine d'oliva Vulture DOP. Da più di 1.500 ettari coltivati a vitigno aglianico si ricava il vino aglianico del Vulture. E non dimentichiamo poi le sorgenti di acqua minerale di Monticchio. Termina qui questa rubrica di informazione e promozione dedicata oggi al Monte Vulture. Grazie per l'interessamento che ci avete dimostrato. Ricordatevi di mettere like alla pagina e di seguire il nostro canale. Al prossimo appuntamento!